Vai. Che c'è? Vai. Allora direttore, cominciamo dalle voci che si stanno diffondendo su un possibile ritorno di Mehdi Benatia. Infondate. Infondate perché Mehdi Benatia è un giocatore del Bayern Monaco e lì proseguirà la sua attività, e infondate perché noi ci fidiamo ciecamente dei nostri ragazzi. Ho appena accennato a un'altra TV che noi stiamo recuperando e ha recuperato un calciatore, Leandro Castan. Io vi inviterei a ricordarvi di Leandro Castan, perché è troppo facile accantonare un ragazzo che ha sofferto ma che è nel percorso giusto per tornare a essere ai grandi livelli. Ha già giocato bene fra l'altro, ma ci aspettiamo ancora di più da lui. Sta colmando questo piccolo gap. Non credo che tutti voi vi possiate ricordare di chi è stato, di chi potrà essere per la Roma Leandro Castan, che oltretutto oggi è in panchina a favore di Manolas e Rudiger. Manolas lo conoscete, non mi pare che generi insicurezza, penso che lo riteniate un ottimo calciatore. Rudiger è stato stroncato, questi sono giudizi tecnici che dobbiamo accettare, io li accetto, perché se si giudica la prestazione di un giocatore, anche io ho bocciato un paio di prestazioni di Rudiger, ma un conto è bocciare la prestazione, un conto è bocciare il giocatore senza riserve. Se questo ragazzo che è venuto da un doppio infortunio, c'ha avuto una ricaduta qui a Roma, è andato in campo in condizioni direi precarie o non ottimali, poi adesso sta dando segnali di poter essere non solo un buon calciatore ma anche un grande calciatore. D'altronde io giudizi sui calciatori posso anche sbagliarne, pochi per la verità mi permetto di dire, ma senza nessuna presunzione né arroganza, ma insomma se faccio una media dovrei essere soddisfatto dei pochi errori che faccio. Ma Rudiger è un giocatore forte, se non vi fidate di me fidatevi di Joachim Löw, che è campione del mondo e che continua a convocarlo in nazionale. Dietro lui c'è Castan che sta tornando, quindi non vedo. E poi il povero dimenticato e accantonato preventivamente Jobber, che nessuno vuole neanche vederlo giocare, nessuno vuole capire che caratteristiche c'ha questo giocatore, che ha altezza, velocità, gioco aereo, ha una professionalità e una voglia di essere, di arrivare, essendo un ragazzo nei 92 eccezionali, ma nessuno lo vuol vedere, nessuno vuol prendere atto che esiste questo giocatore. Jobber esiste, convocato comunque la nazionale slovacca, come sapete. Ma è Garcia che non li mette in campo, mica noi. Garcia non li mette in campo e questo non c'entra, lui fa delle scelte che sono condivisibili o no, voi potete anche non condividere, forse io stesso qualche volta non le condivido, però lui è un allenatore, c'è la responsabilità. Ma il fatto che non metta in campo un giocatore non significa che il giocatore non esista. Esiste, c'è un nome, un cognome, persona fisica e giuridica e fa attività a Trigoria. Direttore, però mi scusi, quindi ascoltando le sue parole, la Roma non ha bisogno di tornare sul mercato a gennaio? La Roma non tornerà sul mercato a gennaio, a meno che non si verificano cose che sono, beh, vedete l'infortunio di Salah per esempio, che ci mette in gravissima difficoltà, anche se sfidiamo moltissimo di Iago Falchi e di Turbe, però o con l'assunzione di Florenzi, abbiamo la possibilità di sostituirlo, però l'infortunio di Salah è un danno enorme per la Roma. Ecco, se non si verificheranno situazioni così drammatiche, traumatiche, eccetera, la Roma non c'è nessun bisogno di tornare sul mercato, ha bisogno di migliorare, lavorando bene tutti i giorni, e credo che alcuni segnali siano stati già colti da voi stessi, perché la partita con la Lazio, che non è stata una partita spettacolare, ma è stata una partita molto 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 seria, in cui la squadra ha conservato sempre un equilibrio, ha controllato la partita, ha colpito quando doveva colpire, giocando con una maturità nuova, e speriamo che sia procrastinabile e ribadibile nel tempo questa qualità. Direttore, può essere questo il momento di Turbe, e eventualmente che consiglio le darebbe in questo momento? Gliel'ho già dato, magari il mister non lo condividerà, gli ho detto: Manuel, se giocherai gioca come in piazzetta, gioca come a casa tua quando eri un bambino e giocavi sulla strada, fai valere le tue qualità, non avere il freno inibitore di dover partecipare o essere dentro un disegno tattico che ti imbriglia, gioca come quando eri un bambino. Se lo sente il mister, lo sentirà, mi verrà a dire non solo a collo, devi giocare con la squadra e mettere in campo la tattica individuale che serve per essere squadra. Però un ragazzo come Turbe c'ha bisogno di rigiocare un calcio antico, adolescenziale, liberarsi dai patemi e dal frigorifero
che voi gli mettete sulle spalle, perché io gliel'ho messo sulle spalle avendolo pagato tanto, ma se torno indietro lo rifaccio lo stesso, sei un incosciente. Poi io fra il dare e avere riesco sempre comunque a fare saldi attivi, quindi mi posso permettere anche di pagare un po' di più un giocatore. Un suo giudizio sul Tour de Force delle 7 partite? Direi positivo, perché all'esordio per quel ciclo di partite eravamo staccati in contrasiviglia, non mi ricordo quanto, comunque l'abbiamo superato rimanendo dentro gli obiettivi che ci siamo prefissi, avendo accorciato anche le distanze e comunque avendo minimizzato i danni. Certo, se ci fosse stato il pareggio di Milano strameritato saremmo più contenti, però io ho molta fiducia in questo gruppo, perché è un gruppo che dà dei segnali, ne racconto uno, ma l'avete visto tutti, l'avete sottolineato giustamente prima di me, l'esultanza di Daniele Rossi in tribuna, che inneggiava il nome di compagno, l'ho mai visto in 35 anni di mestiere, cioè un campione di 500 partite da Roma, 100 in nazionale, che canta il nome dei propri compagni di squadra, credo che sia un collagene incredibile dentro lo spogliatoio, perché questa squadra si vorrà ancora più bene, si stimerà ancora di più e si trasferiranno questa stima reciproca e miglioreranno moltissimo. Direttore, Dumbia sarà riscattato dal CSKA? Non penso che sia nelle mire del CSKA riscattarlo, perché non vogliono spendere soldi, però sicuramente qualcuno verrà a comprarlo, perché sta facendo cose eccezionali. Direttore, invece... Tra l'altro abbiamo un accordo preventivo con la squadra cinese, cercheremo di onorarlo, ma spererei anche di prendere qualche diretta in più. Gerson invece viene in Italia e andrà a giocare in qualche squadra? Gerson viene sicuramente a Roma, poi decideremo se uno stage prolungato di 4 mesi a Roma, conoscendo il nostro calcio, conoscendo i compagni, l'allenatore e le strutture, oppure se transitoriamente per qualche mese lo metteremo a giocare. Non lo so ancora, devo decidere. Frosinone, direttore? Ma è un'ipotesi, ma ci sono altre 2 o 3 squadre che sono interessate. Invece rispetto a quello che sta succedendo con la curva, non crede che sia il momento di che succede con la curva, gettare acqua sul fuoco? Non voglio entrare dentro questa cosa, io non me ne occupo, ma non perché sono Ponzio Pilato. Devo dire che io verso la curva, con tutto il rispetto che ho per i nostri tifosi e il lavoro per loro prevalentemente, ma il mio pensiero sulla curva si è molto inclinato quando la squadra è stata chiamata sotto e quando i ragazzi sono stati insultati, hanno preso sputacchi, eccetera. Quello è stato il momento più basso della mia esperienza a Roma. È stato il momento più basso della mia esperienza a Roma, ho odiato quel momento, mi sono sentito a disagio e mi sono sentito anche in colpa. Mai ho pensato che lavorando con, se non con la qualità, perlomeno con la quantità, tutti i giorni, tante ore al giorno, mai avrei pensato di assistere a una cosa del genere. Mi ha molto umiliato personalmente e mi sono sentito umiliato per i calciatori che sono rientrati dentro lo spogliatoio con le maglie piene di sputacchi e che hanno dovuto resistere a una richiesta di togliersi la maglia. Mi dispiace, questa cosa io non l'ho mai sopportata e ha cambiato un pochettino la mia psicologia rispetto a quello che possono essere il rapporto tra tifosi e squadra. Direttore, qualcuno aveva parlato di Dzeko come un problema della Roma, non so se voleva commentare. Penso che circa 18 squadre del campionato italiano vorrebbero averci questo problema, quindi se lo vogliamo trasferire a qualcun altro se la collerebbe volentieri. Avrebbe mai pensato di rivedere Gervinho a questi livelli, visto che, possiamo dirlo, era un giocatore con la valigia pronta quest'estate? Sì, era un giocatore con la valigia pronta per sua volontà, poi però noi non abbiamo mai mollato, nel senso che non abbiamo voluto abbassare le nostre richieste e quindi nel frattempo la situazione si è così congelata, possiamo dire, e in quel momento l'allenatore, devo dire che è stato ancora una volta molto bravo, perché è venuto a promettermi che Gervinho, dopo una stagione sbagliata, per orgoglio avrebbe invece proposto una stagione importante. Io, come avevo fatto 2 anni fa nel momento in cui l'abbiamo preso da Arsenal, ho ritenuto di dovermi fidare del mister e abbiamo rotto la trattativa e ce lo siamo tenuto. Devo dire che Gervinho è anche molto migliorato, perché propone le giocate di 2 anni fa ma con una qualità diversa sotto porta, quindi
è un valore aggiunto importantissimo. Direttore, per lo scudetto sarà un duello a tre, secondo lei, Roma-Napoli-Inter? No, sarà un duello più largo, perché ci metterei anche la Fiorentina, sicuro ci metto la Fiorentina, perché giocano con cognizione di causa e hanno un allenatore che ha ottimizzato il rendimento di tutti i calciatori, nuovi e vecchi, e giocano un calcio molto importante. E ci metto anche la Juventus, perché la Juventus poi rientrerà e tornerà a combattere nel girone di ritorno per il titolo. Ma quindi ci sarà tutta la stagione come esterno sinistro, visto che non tornerete sul mercato? Digne non riuscirà a fare tutta la stagione, ma noi abbiamo un ragazzo che si chiama Emerson Palmieri, che quando servirà potrà giocare. Visto che stiamo tornando sulla conferenza stampa, avevi detto che... No, ma non vi preoccupate ragazzi, io sono un forno smagliante, se mi lasciano fumare la sigaretta posso tornare un'altra mezz'ora. L'anno scorso, dopo la conferenza stampa che hai fatto a fine mercato, avevi detto l'unico giocatore che ha scelto l'allenatore è stato Gervinho, di solito li scelgo io. Questo era un anno fa. Non di solito, li scelgo io. Esatto. Questo un anno fa, adesso alla luce dell'ultimo mercato è stato ancora così? Li hai scelti tutti te o c'è stata una condivisione? Sentite, io scelgo i calciatori e la maggior parte delle volte coinvolgo l'allenatore, nel senso che glieli faccio vedere, cerco di capire e cerco di avere la sua approvazione, perché poi è lui che allena e deve volergli bene i calciatori. Se la scelta è comune, un allenatore si affeziona e protegge di più un giocatore. Se è una scelta univoca, l'allenatore potrebbe anche accantonare un giocatore, ma io ho un rapporto come Ocean, molto... Per esempio. Molto? Come Ocean. No, non è così, perché l'allenatore vede molto bene Ocean, però lui è un pragmatico su certe cose e sa che è un giocatore molto forte, però lui deve fare scelte diverse che io non posso contestare. C'ha sempre la mia approvazione, Rudy Garcia, qualsiasi scelta vada a fare. Poi, essendo Sadi Ocean un giocatore molto forte, adesso cercherò di fare costruire per lui un percorso alternativo, cercando di non perderlo, perché è un giocatore che merita la Roma. Quindi la Roma riscatterà Ocean? La Roma riscatterà Ocean, però devo trovare una chiave diversa per poterlo imporre tecnicamente, perché riscattarlo a queste condizioni diventerebbe difficile. Intendo anche cercare di rinegoziare l'accordo con il Fenerbahce, che è una cosa molto difficile per la verità conoscendoli, però non voglio assolutamente mollare questo giocatore, perché vedete, quando un giocatore per esempio che non gioca mai entra a Palermo, aggredisce una palla, la stoppa in controtempo, poi la mette dentro un corridoio per far fare gol a Gervinho, che fra l'altro ha fatto in quel caso un gol straordinario, è un gesto che ci deve far pensare a dire: ma se lo ribadisse tre volte a partita, davanti a chi saremmo? Di fronte a un puro sangue. Allora combatteremo per preservarlo alla Roma. Senta, invece direttore, l'ingresso senta, di Norman. L'ultimo anno di Totti, questo, e vorrei sapere se Strootman ritornerà in campo a febbraio-marzo. L'ultimo anno di Totti dipenderà da come starà Francesco. Ho sempre detto che Francesco deciderà per se stesso e per la sua attività. Adesso è in un momento molto difficile, perché è un infortunio che comunque sia molto fastidioso, assiste magari alle vittorie della squadra e questo lo potrebbe anche lo esalta, perché è il primo tifoso della Roma, però in qualche maniera si sentirà un po' emarginato, ma entro un mese credo che possa tornare a far parte dell'organico e sarà come sempre utile, perché quando Totti sta bene è ancora in grado di cambiare l'indirizzo nella partita. Iturbe può partire a gennaio? Strootman, così, lo guardo in faccia, quando lo guardo in faccia e vedo come lavora, c'ha una faccia molto diversa dall'anno scorso, credo che lui abbia la sensazione netta di essere sulla strada giusta e la sua faccia lo denuncia, perché lui ci crede, gli ridono gli occhi e penso che per la prima volta, perché i suoi occhi sono stati molto tristi per mesi e mesi, il ragazzo che ha sofferto le pene d'inferno, però lui sono certo che tornerà.